come si resiste alle tentazioni? Concedendosele. In questa massima derivata dagli scritti di Nardone, che a sua volta la fa derivare dall'opera di Oscar Wilde, c'è l'essenza di un metodo proprio inventato da Nardone, messo a punto da Nardone, che è la dieta paradossale, che è descritta in diversi libri e che viene utilizzata per diverse problematiche, disturbi del comportamento alimentare, bulimia, binge eating, overeating, ma anche anoressia e ortoressia in delle forme particolari. È un metodo molto utile a patto che lo si sappia usare, però banalmente questo vale per qualunque metodo. Seppur riassunto in questo librettino piccolo piccolo, in realtà, come ho detto, è sparso in diversi libri e ovviamente delle competenze in terapie brevi, sistemico-strategiche, sono necessarie per padroneggiarlo. Tuttavia, senza pretesa di esaustività, cerchiamo di capire su cosa si basa, come funziona, quando usarlo e quali sono i limiti. La base, ovviamente, è l'approccio paradossale agli interventi. Ne ho riassunto l'essenza nel video Le tecniche paradossali in psicoterapia, che puoi trovare sempre sul mio canale YouTube, ma diciamo che la base è quella di prescrivere esattamente il comportamento che si vuole eliminare. In questo caso, allora, a chi non riesce a resistere alla tentazione di mangiare ed è proprio vittima delle abbuffate, si prescriverà esattamente il mangiare. Naturalmente è un po' più complicato di così, quindi andiamo a vedere esattamente come funziona. Innanzitutto, la struttura classica prevede 5 fasi. La prima fase è quella delle piacevoli fantasie. Si chiede alla persona di pensare la mattina a tutte le cose che le piacerebbe mangiare, per farsi delle fantasie sui cibi che più desidererebbe mangiare. Magari in un altro video mi concentro meglio su ciò che mantiene e alimenta il tipo di problematiche coinvolte, però qui l'intento è abbastanza chiaro. Divorare i cibi, abbuffarsi, non è lo stesso che mangiare. Vogliamo così, già da questa prima fase, portare la persona a riscoprire le sensazioni, le emozioni piacevoli legate al mangiare, al piacere del mangiare, appunto. Questo le permetterà anche di riappropriarsi di un rapporto sano col cibo e di non trovarsi investita di quel desiderio irrefrenabile che la porta ad ingozzarsi. La seconda fase è quella più nota, cioè chiedere alla persona di concedersi tutto il cibo che vuole. Uno dei problemi di quasi tutte le diete è che nel momento in cui restringi certi cibi li desideri di più. E non è una mera questione biologica di mancanza o carenza o improvviso eliminazione di certe sostanze, è anche e soprattutto una questione psicologica. Lo dico perché questo significa che non basta integrare i cibi che si sono ristretti con degli integratori, per esempio, o dei surrogati in una mera corrispondenza matematica di calorie o di sostanze. Se ciò che voglio è un vasetto di Nutella, non mi basta prendermi un pillolozzo sostitutivo al sapore di Nutella, magari. È lo stesso motivo per cui, per fare un esempio in un altro campo, i cerotti alla nicotina, che pure funzionano molto bene, sopperiscono alla mancanza, al desiderio, potremmo dire, di nicotina, ma non hanno la stessa efficacia quando sotto c'è un forte desiderio di fumare. Tornando a noi, che cosa si fa? Si chiede alla persona proprio di concedersi tutto quello che vuole, di mangiare tutto quello che desidera nelle prossime settimane, senza quelle restrizioni che in ultima analisi lastricherebbero la strada verso la prossima abbuffata. Ma così la persona non diventerà obesa? Si chiederà il collega, ed è la stessa cosa che vi chiederanno molti clienti. Superata una certa fase, peraltro non certa e comunque relativamente corta, di trangugitamenti, non so se esista questa parola, sfrenati, la persona poi tende a trovare un proprio equilibrio. Tende ad autoregolarsi, perché d'altronde pensaci, provaci anche tu a mangiare tutto quello che fa più male, che più desideri, la Nutella di qui sopra o qualunque altra cosa, il signor Nutella non mi paga ovviamente per citare Nutella in questo video, prova tu a mangiarlo a tutti i giorni, a tutti i pasti, anche perché cosa fondamentale è farlo durante i pasti. E la terza fase sarà appunto quella di prendere le piacevoli fantasie che abbiamo visto prima della mattina e metterli proprio all'interno dei 3
pasti. La persona dovrà quindi mangiare ciò che più le piace negli spazi adeguati. Mangiare non è solo una questione di mangiare, mangiare è anche e soprattutto una questione di piacere. E puoi capire benissimo come trangugiare un tramezzino sul tram è molto diverso da mangiare seduto a tavola in modo comodo o stando su una panchina immersa nel verde. Trangugiare un tramezzino sul tram, cioè questa allitterazione, non so, mi dovrebbe dare il premio allitterato. Inoltre, mangiare quello che capita quando capita è molto diverso dal dedicare uno spazio strettamente riservato a colazione, pranzo e cena, cioè a se stessi. In questa fase si dirà inoltre alla persona che se volesse mangiare qualcosa al di fuori dei tre pasti, bene, dovrà mangiarne 5 porzioni. Vuoi il biscottino? Bene, o lo mangi nei tre pasti o se lo mangi al di fuori ne devi mangiare altri 5. Dopo mi mangio gli altri 5. Questa è una perfetta ordalia su cui non mi soffermo perché ho già fatto un video al riguardo, puoi cercare se siamo l'uso dell'ordalia in psicoterapia. La quarta fase in realtà l'ho già accennata e riguarda la cura del contesto. Bisogna sempre più portare la persona a prendersi cura del contorno, non nel senso di patate e piselli, ma nel senso di tutto ciò che sta attorno al mangiare. Un'ora e luogo specifici, con telefono spento, con o senza persone. Insomma, si può mangiare veramente ovunque e in qualunque modo e proprio per questo non bisognerebbe farlo. L'ultima fase è quella di rendere sano il piacere. Mentre tutte le fasi precedenti possono essere condotte anche tutte insieme, non mi soffermo in questo video, questa probabilmente, anzi sicuramente, va fatta un po' più avanti nel tempo. Infatti la persona che seguirà la dieta paradossale dovrà pian piano essere portata ad avere un rapporto sempre più sano e più piacevole con il mangiare e con il piacere stesso. Questa fase potrebbe venire da sé, diciamo, oppure potrebbe necessitare di qualche accorgimento, indicazione da parte del terapeuta. Insomma, una tecnica, anzi un protocollo di intervento interessante e utile, su cui naturalmente andranno spesi un po' più video. Per dare un accenno ai limiti, poi possiamo dire che questi sono di tre ordini. Il primo è quello in cui gli interventi paradossali non sono utili o magari sono addirittura sconsigliati. Il secondo è quello per il quale la persona magari è fortemente resistente a il mangiare di tutto, perché magari le sue credenze e le sue percezioni sono state orientate per lungo tempo fino a quel momento all'idea che questa è la cosa più folle dell'universo, che stare a dieta è la cosa giusta, che il suo corpo subirà dei cambiamenti che non può permettersi di vedere e quindi ci sarà proprio tutta una serie di considerazioni sull'aspetto fisico, sulle credenze, eccetera, da considerare. E il terzo è relativo a tutte quelle competenze tipo nutrizionale e fisiologico di cui sicuramente non potrai essere digiuno.